Siamo certamente con Miriam Karatu. Il progetto europeo Smoke Free Brain consiste in uno studio delle caratteristiche neurofisiologiche che fanno di una campagna antifumo una campagna più o meno efficace. In che consiste questo progetto e come possono le tecniche e metodologie neuroscientifiche rendere le campagne di sensibilizzazione più efficaci? Dunque, abbiamo visto qui certamente che ci sono varie tecniche tra cui l'EEG, quindi l'elettroencefalogramma, l'heart rate e il GSR, quindi la misurazione della frequenza cardiaca e della galvanic skin reaction, ovvero della pelle, per valutare quanto la persona che appunto guarda la pubblicità sia interessata, emotivamente coinvolta, tutta una serie di indici neurometrici che ci fanno capire quanto effettivamente la campagna sia più o meno efficace. E qui certamente l'abbiamo visto applicato in ambito commerciale, perché chiaramente il fine ultimo è quello di raccogliere maggiori clienti, maggiori prospects. E il valore aggiunto e la differenza del progetto europeo Smoke Free Brain è proprio quella di valutare l'efficacia delle campagne antifumo in ambito sociale, le cosiddette pubblicità progresso. Per cui io penso che questa sia rappresenti un punto di progresso nella ricerca, nella nostra ricerca di marketing, in particolare nelle tecniche di marketing, nelle tecniche di neurometriche applicate al marketing, quindi il cosiddetto neuromarketing, perché finora non sono state valutate le pubblicità progresso, quindi in ambito sociale. E questo che cosa significa? Che il marketing può e deve avere un ruolo in ambito sociale. Perché? Perché una volta che si sono identificati quali sono i fattori che rendono più o meno efficace una campagna pubblicitaria in ambito sociale, chiaramente le prossime che verranno poi mandate in onda, in televisione, sul web, insomma, sulla stampa. Attualmente nel progetto Smoke Free Brain si stanno valutando tutta una serie di campagne andate in onda negli ultimi 10 anni in tutta Europa, sia su printed, sulla stampa che in televisione. Una volta identificati quali sono i fattori di successo di una campagna, chiaramente le prossime saranno sicuramente più efficaci, colpiranno il target, tra virgolette, predefinito, che in questo caso il desiderata dell'Unione Europea è quello chiaramente di fare prevenzione e per cui di convincere i giovani a non iniziare a fumare. Penso che questo sia molto importante per una società più libera dal fumo e da tutta una serie di malattie portate dal fumo, che è proprio lo scopo dell'Unione Europea, perché si è calcolato che ci sono molte più morti all'anno causate dal tabacco di quante se ne pensano, soprattutto nei paesi dell'area mediterranea, e quindi ci riguarda da vicino. E quindi qual è il valore aggiunto delle tecniche neurometriche applicate a questo progetto? È quello di avere dei dati parametrici molto più obiettivi rispetto a quelli che sono stati utilizzati finora per la creazione delle campagne antifumo, ed è per questo infatti che molte sono risultate inefficaci, perché chiaramente è normale, quando io mando in onda una campagna sono sicura che sia efficace, no? Ma non tutte si sono dimostrate efficaci. L'Unione Europea se ne è accorta e ha detto: tendenzialmente c'è qualcosa di sbagliato nelle nostre campagne, vogliamo valutare non solo le campagne, perché poi il progetto Smoke Free Brain, che letteralmente significa mente libera dal fumo, quindi già è chiaro come sia molto vicino a queste tecniche neurometriche, tecniche cerebrali. Infatti gli indici che vengono maggiormente utilizzati sono quelli ricavati da, appunto, abbiamo detto l'elettroencefalogramma, l'HR, heart rate, GSR, galvanic skin response, ma anche dall'eye tracking, per capire appunto qual è il tracciamento dello sguardo di una persona nel guardare la pubblicità, soprattutto se si tratta di uno schermo video. E il valore aggiunto sicuramente più importante è quello che questi dati parametrici, che sono sicuramente più leggibili dalle società, dai ministeri, dai policy makers, serviranno per redigere delle guidelines che siano comprensibili da tutti, universali,
per la creazione di pubblicità a progresso più efficaci sicuramente in futuro. Per cui quello che abbiamo visto finora certamente questa conferenza è stato molto importante per capire quali siano gli studi sulle pubblicità, sulle varie tecniche di comunicazione. Quello che vorrei evidenziare del progetto Smoke Free Brain è che queste tecniche possono essere applicate non solamente in ambito commerciale ma in ambito sociale, perché poi quando si va in ambito commerciale quali sono i key performance indicator? Sono la reach, il raggiungimento del target, eccetera. In ambito sociale invece sono le vite salvate, e quindi mi sembra una cosa molto importante, è una cosa che ci fa capire come il marketing non sia sempre la bestia nera, diciamo, che tutti vedono, perché si pensa che il marketing e la comunicazione abbia l'unico scopo di far cacciare soldi alla gente. A volte invece, ed è quello che speriamo tutti in futuro sia sempre più, il marketing e la comunicazione in generale servono per creare una vita migliore, per dare una vita migliore e per infondere in quello che è il target, in quella che è l'audience, un senso civico e un senso della salvaguardia della propria salute, e che è una cosa sicuramente importante e che fa bene a tutti noi. Grazie mille.